Io ho una proposta per quanto riguarda la missione 2 e in particolare per la tutela del territorio. Questo l'esordio del sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani, intervenuto nell'incontro di Città Metropolitana con i sindaci del territorio. Quello di Oldani era uno degli interventi più attesi e non ha deluso le aspettative, visto che il primo cittadino di Casorezzo ha incalzato in modo frontale la vice sindaca metropolitana Michela Palestra sulla vicenda senza fine delle autorizzazioni di nuovo concesse dalla ex provincia a Solter per il lavori di realizzazione di una discarica di rifiuti speciali nel Parco del Roccolo fra Casorezzo e Busto Garolfo. Città Metropolitana per la terza volta, dopo che il CAR l'ha bocciato per due volte, ha autorizzato una discarica tra Casorezzo e Busto Garolfo. Quando il percolato entrerà nella falda, perché sapete che succederà, perché nessuna impermeabilizzazione per sempre, bene, quando accadrà, i cittadini di gran parte dei comuni qui rappresentati avranno le falde inquinate. Quindi il problema è molto ampio e lo sapete. Allora la proposta è: smettete di difendere questo progetto. Questo è in linea con la missione 2. Grazie. Per Oldani, Città Metropolitana sarà il primo responsabile dell'inquinamento della falda e quindi dell'acqua utilizzata dai cittadini dei comuni del Roccolo, motivo per cui ha invitato con ardore Michela Palestra a dimettersi dal suo incarico, dato che Città Metropolitana gira intorno alla questione delle autorizzazioni e ha detto per non ammettere che quella di rilasciare altri permessi a Solter è una scelta politica, non tecnica.